di risposta, e cioè Berlusconi non ha ancora sciolto la riserva sulla sua candidatura, anche se, come ricordava lei, le candidature avvengono non le autocandidature, ma avvengono in questo caso tramite le coalizioni, in questo momento in cui ci si sta confrontando su questo. Evidentemente starà facendo un po' di conti, starà valutando la possibilità di arrivare ai fatidici 505 voti che servono alla seconda elezione. Io dico un po' di più, perché vede, veniva ricordato anche da chi ha parlato prima di me, lo diceva lei, ma lo fate tutti i giorni, da attenti cronisti quali siete. Insieme al Presidente della Repubblica sta il patto di governo, perché non possiamo dimenticare, non è che il Presidente della Repubblica esce da quello che stanno vivendo gli italiani. Siamo nel mezzo di una pandemia, abbiamo forse il PIL, le previsioni di PIL che vanno al più 6,1%, abbiamo una crisi sanitaria, è stata ed è economica e rischia di diventare ogni giorno sociale, ovviamente, perché questa è una pandemia che colpisce tutto il mondo. Ci sono per fare questo i fondi del PNRR, quindi c'è il proseguo della legislatura. È evidente che il Presidente della Repubblica sta insieme a tutto questo. Mi sembra che ancora i nomi, siccome Berlusconi, Silvio Berlusconi non ha ancora sciolto la riserva, mi pare che siamo ancora nel campo, per quanto autorevoli, delle ipotesi. Io credo che i prossimi giorni saranno decisivi. Dal mio punto di vista, come ricordava lei, noi siamo all'interno del centrodestra, abbiamo detto che vogliamo partire da una proposta di centrodestra e che va condivisa, se bisogna parlarne, con tutti i grandi 1.900 elettori che rappresentano gli italiani. Quindi non è che sono 1.900 grandi elettori messi lì per caso, sono il Parlamento della Repubblica Italiana. Certo. Io credo che sia necessario fare un confronto il più aperto possibile, naturalmente. Sì, con, giustamente ci ricordava, ogni tanto fa bene ricordarlo, che diciamo sono i parlamentari più i delegati regionali. Peraltro anche 58, sì. Sì, peraltro stamattina, no, io leggevo le dichiarazioni del capogruppo di Fratelli d'Italia, Lollobrigida, alla Camera, che dice se Salvini ha un nome in mente, pure noi abbiamo i nostri nomi in mente, dice Lollobrigida. Quindi, insomma, c'è anche questa sorta di competizione, anche questa legittima all'interno del centrodestra. No, ma siamo una coalizione, mi scusi, posso? Certo, siamo una coalizione, prego. Ognuno di noi ovviamente quando ci si siede al tavolo dirà quello che pensa, perché il centrodestra non è mica una caserma, come mi pare evidente che non lo è neanche il centrosinistra. Sì. Ovviamente vedo molte voci anche diverse all'interno del centrodestra. Noi però abbiamo la volontà di esprimere un nome tutti insieme, e la sintesi la faremo insieme. Però, onorevole Marina, adesso vado dalla senatrice Lezzi, c'è forse un retropensiero, no? Adesso non lo consideri la malizia o la cattiveria giornalistica, il retropensiero che Berlusconi non abbia i voti, no, per farcela, e da qui nasce l'esigenza di avere un piano B. Peraltro sentivo ieri Sgarbi alla radio che annunciava che oggi avrebbe ripreso insieme al fondatore di Forza Italia le telefonate, diciamo, ai singoli grandi elettori, mettiamola così, per cercare di capire qual è l'orientamento. Cioè, forse c'è questo in verità, è che non avendo potenzialmente i voti per farsi eleggere al Quirinale, il centrodestra dice bene, sì, Berlusconi in qualche modo è in campo, però dobbiamo pensare a un nome alternativo. C'è questo, diciamo, di sottofondo? C'è l'importanza dell'elezione del Presidente della Repubblica, a cui il centrodestra vuole essere protagonista. I numeri questa volta lo consentono, perché mettono i due schieramenti, fra virgolette, quasi alla pari. Sì. In Parlamento e con i delegati regionali 33-25, leggermente avanti rispetto al centrosinistra, quindi c'è la volontà, mentre le altre volte il pallino è stato sempre in mano al centrosinistra. Guardi, l'ultimo Presidente della Repubblica, Presidente Mattarella, che è stato il Presidente degli italiani, che gode della mia massima stima e che io ho votato volentieri, è partito ovviamente da una proposta del centrosinistra. Poi sta chi è eletto diventare ed essere Presidente di tutti, e Mattarella, Presidente Mattarella l'ha fatto non bene, benissimo. E lo ringrazio, io lo ringrazio di quello che è stato durante il settennato, ma soprattutto in questi ultimi due anni. Detto questo, noi abbiamo la volontà di essere protagonisti, perché i numeri dicono che la possiamo giocare la partita, e quindi tutti insieme il centrodestra vogliamo esprimere il nome del prossimo Presidente della Repubblica. Sì, no, ma difatti molti commentatori questo lo riconoscono, che mai come in questa fase il centrodestra ha questa chance,
Però nello stesso, nel contempo, questi commentatori dicono attenzione che Berlusconi, l'insistenza di Berlusconi potrebbe vanificare tutto questo. Insomma, questo da più parti è stato detto, scritto, eccetera. Però questo è un altro discorso. Ma non lo credo, però, sinceramente. No, no, io riferisco quello che poi si legge sui giornali, non è un mio pensiero. Barbara Lezzi, allora,